Buonasera amici e amiche della Pallamano, buonasera, siamo in diretta dal Palestra, chi vi parla è Teresa Scarcella, alla regia il nostro Renato, alla vostra destra in maglia bianconera i padroni di casa, Lego Handball Siena, che affronterà per questa seconda giornata del girone di ritorno Sparer Eppan, alla vostra, alla sinistra dei vostri schermi in maglia giallo-blu. Un match importante, al girone di andata era finita, ha vinto Lego Siena, ha battuto l'Eppan per 28-24 se non ricordo male. Il computer dice di sì, quindi non ricordo male, era finita 28-24, un match importante perché ai fini della classifica che vede al primo posto al momento Conversano con 24 punti, seguono poi a pari merito con 22 punti sia Brixen che Ego Siena. Una partita, dicevamo, importante per i padroni di casa, per il morale, perché come sappiamo, come sapete tutti, il girone di andata non era finito nel migliore dei modi, ha visto una Siena in difficoltà nelle ultime partite, ha perso un po' di quota e il girone di ritorno non è iniziato nel migliore dei modi, una sconfitta arrivata a Bressanone per poco, per un punto, per un gol che però gli ha fatto perdere, diciamo, il primato in classifica ora detenuto da Conversano. Conversano che giocherà più tardi, ricordiamo quindi quali sono le partite della giornata. Ego Siena Eppan, appunto, che vedrete fra pochissimo iniziare qui al Palestra. Banca Popolare di Fondi e Metelli Colonie sempre alle 18, dopodiché alle 19 giocheranno Bolzano Cassano Magnago, Conversano appunto che incontrerà in casa Sassari, Junior Fasano contro Trieste, Pressano contro Bressanone e Gaeta contro Merano. Queste due partite, le ultime due partite che vi ho elencato, giocheranno invece alle 8 sempre di stasera. Manca veramente pochissimo all'inizio del match di una partita che potrebbe essere l'esordio del nuovo acquisto in maglia bianconera, ufficializzato tra l'altro proprio ieri, stiamo parlando di Filippo Pasini. Una novità che arriva anche in contemporanea con un'altra, ovvero il gemellaggio che la Ego Handball Siena avrebbe siglato, comunque sta per siglare, con Ferrara United, da qui appunto l'arrivo di Pasini in maglia bianconera. Non giocherà invece molto probabilmente Ricco Belli, perché come sapete si è fatto male nella scorsa partita contro Bressanone e quindi Lisica molto probabilmente lo terrà in panchina. Andiamo a vedere a questo punto quelle che saranno le formazioni che fra pochissimo scenderanno in campo qui al Palestra. Partiamo dalla squadra Alto Atesina, non me ne vorranno i tifosi se sbaglierò qualche cognome, ma diciamo sono abbastanza difficili da pronunciare, quindi vi chiedo scusa in anticipo. Col numero 22 Arsenik Nicola, col numero 1 Bortolot, poi ci sarà col numero 11 Branch, numero 23 Lang, numero 6 Oberrauch, col numero 10 Pircher Andreas, col numero 12 Rafl, numero 18 Semikovic, numero 39 Sepp, col numero 8 Zlijepevic e col numero 13 Weidenhofer. Il mio Renato ride, probabilmente riderete anche voi da casa, ma è normale, ci sta. Veniamo invece alla Ego Handball Siena, i cui nomi li conosco e li so pronunciare, almeno spero. Abbiamo Alessandro Leban, Edoardo Borgianni, Francesco Vermigli, che tra l'altro non si è visto molto durante questa prima parte di campionato. Abbiamo Martin Amato, Filippo Passini, appunto sarà l'esordio in maglia bianconera, Nico Casa, Umberto Bronzo, Demis Radovcic. Abbiamo Amin Yusefinezad, Vito Fovio, Jacob Nelson, Alessandro Florio ed Edoardo Dalmedico. I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo.
Mancano 2 minuti al fischio d'inizio. Allora, come ho detto prima, il girone di ritorno non è iniziato nel migliore dei modi. La scorsa giornata ha visto l'Ego Siena perdere di un solo gol verso la fine contro Bressanone. Bressanone che è al secondo posto, appunto, sempre con la Ego Siena, 22 punti. Eppan invece, una pausa più lunga per Eppan, visto che non deve ancora recuperare la prima partita. La prima partita del girone di ritorno contro Bolzano, un derby che giocheranno il 29 gennaio. Andiamo ad ascoltare la presentazione delle squadre. Ecco, avete sentito tutti la presentazione delle formazioni, confermata quindi la presenza di sia di Vermigli che di Filippo Passini e anche l'assenza di Guido Riccobelli, infortunato appunto. Tra l'altro non me ne vogliate, ma mi ero dimenticata di Nicolussi e Pircer Moritz dall'altra parte. Sta per iniziare, manca veramente pochissimo. La palla in mano a Eppan. Tra i pali alla vostra sinistra c'è Raffl, mentre alla vostra destra inizia Leban. Chissà se farà giocare anche Vito Fovio più avanti. O manterrà il giovane portiere bianconero. Fischio d'inizio, è iniziata Eppan Ego Siena.
una partita che i bianconeri, diciamo, dovrebbero vincere ai fini dell'umore, non solo della classifica. È una partita che comunque devono dimostrare di essersi ripresi da quello che è stato il calo fisiologico finito insomma un mese fa, e anche per rimanere ben aggrappati a Conversano e cercare di non aumentare le distanze dalla prima in classifica. Epan in questo momento ha perso palla che è recuperata da Umberto Bronzo, che ha cercato di andare al tiro ma non c'è riuscito. Cosa invece che è riuscita benissimo a Branch Thomas con numero 11, che ha segnato il primo gol della partita, aperto, quindi ha dato il via alle marcature. Rivediamo la formazione della Ego, che vede Martin Amato, Casa e Radovcic sulla sinistra. Abbiamo Borgiani come pivot, che ha la palla in questo momento, Nelson e appunto Umberto Bronzo. Intanto Demis ha cercato la porta ma non c'è riuscito. Ancora una rete mancata per i padroni di casa. Palla recuperata sempre dal numero 11, Alto Atesino, che questa volta però becca il palo. Una spallata, Demis Radovicic è a terra, cartellino giallo per il numero 23, Lang Hannes. E intanto il gol. Dicevamo, intanto il gol dei padroni di casa, che portano appunto la partita a 1-1. Ancora Demis, ancora a terra. Demis Radovicic ci ha preso una bella botta di quella che sembra, tra l'altro, alla testa. Non si capisce dove abbia sbattuto. No, fa segno al ginocchio destro. Ma si rialza senza, un po' zoppicante, ma senza gravi problemi, per cui può continuare la partita, può riprendere il gioco. Si preannuncia un match quindi molto fisico e molto combattuto, quello tra Epan e Ego, iniziato da 2 minuti e mezzo, li vede pareggiare 1-1. Scusate, ma sono un po' raffreddata. Una difesa molto buona quella dell'Egon Handball Siena, che non fa passare gli avversari. Nico Casa riprende in mano la palla, anche Nelson, che però va a terra. Come confermato, è un match molto, molto fisico. In questo momento la difesa di Epan ci sta dando del filo da torcere, non fa passare i bianconeri. La vediamo schierata in questo momento, un 5-1. In questo momento il gioco è fermo, l'arbitro si consulta. Riparte il gioco dalla Ego Handball Siena con Nico Casa, Martin Amato, ancora Casa, Nelson.
Intanto appunto la dicevamo prima, la vediamo schierata la difesa di Eppan, che fino adesso ha dimostrato di non far passare i giocatori. Nel frattempo ancora un cartellino giallo. Si riparte da Martin Amato, Nico Casa, ancora Nelson. Amato cerca la porta e la trova con un gol che permette ai padroni di casa di andare in vantaggio 2-1. Dall'altra parte invece il gioco è in mano a Semikovic. Branch, l'autore della prima rete. E col numero 18 appunto Semikovic, poi abbiamo il 22 Arsenic e il numero 11 Branch. Il gol adesso del numero 8 di Eppan, Slijepević Dragan, che porta Eppan al pareggio 2-2 a 5 minuti dall'inizio. Una partita per il momento equilibrata, entrambe le difese ben schierate, qualche tiro mancato. Ora vediamo Demis Radovčić al tiro da 7 metri e la rete di Demis Radovčić porta la Ego 3-2. Riparte la squadra altoatesina con sempre Branch al centro, ai lati Semikovic e Arsenic. A 2 sul tabellone quando sono passati 6 minuti, la palla in mano ad Amato che la passa per Nelson, cercano di gestire il gioco, di dare una forma. Intanto la difesa di Eppan è sempre schierata, sempre 5-1. Si fa vedere Borgianni che cerca di trovare spazio ma non ci riesce. Nico Casa invece prova il tiro sulla destra ma non ce la fa. Ancora un altro fallo, ancora un altro cartellino giallo, questo è il terzo da quando è iniziata la partita. Per il numero 23 Lang, che chiede spiegazioni. Un altro tiro da 7 metri per la Ego Handball Siena, sempre in mano a Demis Radovčić con il numero 13. La finta e la rete 4-2, porta in vantaggio, un vantaggio dato però da due tiri da 7 metri, da due rigori, quindi ancora poco gioco, si vede ancora poco gioco, poca tattica possiamo dirlo da entrambe le squadre. E ancora Branch. Oberrauk, è stato fermato bruscamente da Nico Casa. Amato, Nico Casa, Nelson. Questa volta Eppan si difende di più con una difesa appunto 6-0.
Il tentativo di Nico Casa e il fischio, un altro. Un altro fallo, un altro tiro dai 7 metri, questa volta è Umberto Bronzo. E segna anche lui, segna anche il piccolo siciliano, la nostra ala, il nostro mancino. 5-2, il vantaggio di 3, l'ego però sempre per merito, ripetiamolo, di tiri da 7 metri, il terzo quando sono passati soltanto 9 minuti. Epan cerca invano la rete, non segna da un bel po', ma questa volta trova il corpo di Alessandro Leban. Intanto il gioco si è nuovamente fermato per un fallo. Mancano forse ancora un po' di iniziative da entrambe le squadre, che molto probabilmente hanno iniziato questa partita un po' troppo sulla difensiva piuttosto che in attacco. Prova a sbloccare Casa con un tiro abbastanza potente ma deviato. Riparte Eppan e trova... No, ho parlato troppo... Troppo presto, trova appunto il palo. Scusate, ma stavo cercando di capire se ci fossero problemi di linea, ma mi sentite, dovreste sentirmi abbastanza bene. Ritorniamo alla partita, ritorniamo a noi, sono 5-3 sul tabellone, 10 minuti e 37 di gioco, un gioco appunto più difensivo che d'attacco. Nel frattempo Leban ha parato un tentativo di gol di Branch Thomas con il numero 11. Riprende in mano il gioco Eppan e trova ancora un'altra volta la caviglia di Alessandro Leban, che sta facendo veramente molto bene in questi primi minuti di partita, sta difendendo veramente bene la porta. Eppan non riesce a trovare il gol, fa fatica a trovare lo specchio della porta. E il gol, arriva il gol del numero 22, Arsenik Nicola, che porta a meno 1 il gap tra le due squadre, recupera, quindi sono 5-4. Non so se sono stati risolti i problemi di connessione, io comunque continuo a parlare, spero riusciate a sentirmi bene. Il gioco riparte con Nelson, è entrato nel frattempo Yusef Inesad al posto di Casa. Riparte proprio da lui il gioco, Yusef Inesad. Fischiato il passivo.
Si riparte quindi da Eppan. Con il numero 22, sempre lui, Arsenic, Nicola. Il gol di Arsenic è stato però a quanto pare invalidato, quindi sempre 5-4 per i padroni di casa qui al Palestra. Jacob Nelson prova il tiro ma trova le mani, e anche per la seconda volta anche Borgianni. Grande parata di Rafl Christian con numero 12, maglia verde. Nel frattempo trova il gol Eppan, quindi 5-5, trova il pareggio. Questa volta andare in segno appunto è Semikovic con numero 18. Ed ecco il nuovo acquisto, fa il suo esordio, l'entrata in campo con il numero 9 alla vostra sinistra, c'è Filippo Passini. Youssef Inezad prova ad entrare in area ma si scontra con il muro difensivo di Eppan, che difende veramente, veramente bene, veramente forte la porta. Youssef Inezad, ricordiamolo, che non sta durante gli allenamenti, dolorava un po', lamentava qualche dolore alla schiena, infatti prima ha fatto una smorfia, ma dovrebbe, insomma, sta bene fisicamente. Nel frattempo è a terra Nelson, si conferma quello che si preannunciava fin dall'inizio, ovvero un match molto, molto fisico. Già il terzo giocatore bianconero che finisce a terra dolorante, ma il gioco riprende senza alcun problema. Ed ecco Filippo Passini che si fa vedere con la maglia bianconera. Il gol di Umberto Bronzo al 14esimo riporta in vantaggio la Ego Handball Siena 6-5 per i padroni di casa. E la rete del numero 18 alto a Tessino, ancora lui, Semikovic, segna ancora una volta e ritrova il vantaggio. Ricordiamo che Eppan in questo momento è all'ottavo posto in classifica. Nel frattempo ha segnato il pivot bianconero, ovvero Edoardo Borgianni. Dicevamo, Eppan è all'ottavo posto in classifica in questo momento, anche se ha una partita in meno, infatti non ha giocato contro Bolzano, il derby appunto si recupera il 29 gennaio. Eppan ha 8 punti con 13 partite giocate, 3 vinte, 2 pareggiate, 8 perse. Ed è ancora lui, il numero 18, che riesce a far passare la palla sotto i piedi di Alessandro Leban, che è un Leban inferocito e nervoso per l'errore appena fatto. 7-7, Lisica decide infatti di sostituirlo tra i pali, Vito Fovio. Fallo su Martin Amato, fallo della difesa su Martin Amato, provato a inserirsi ma si è scontrato con il numero 23. Il gol invece di
Nelson, di Jakob Nelson, riporta la Ego in vantaggio 8-7. Ed è sempre lui, ancora una volta lui, Semikovic, riesce a farla anche a Vito Fovio. Una partita equilibrata, un botta e risposta, la Ego segna, Eppa non ci sta e recupera. Chissà per quanto ancora si potrà andare avanti così, la Ego forse dovrebbe alzare un po' il tiro e il ritmo della partita, ricordiamola, non può permettersi di perdere anche questa ai fini della classifica, ai fini dell'umore di squadra. Deve dimostrare di essere uscito da quel periodo difficile che ha contrassegnato la parte finale del girone di andata. Intanto sempre lui, Semikovic, viene bloccato però dalla difesa, dal trio Borgianni, Yusefinezad, Amato e dal medico. Le mani di Vito Fovio, le mani d'esperienza, proteggono la porta dal tiro di Arsenik. Il gioco è sempre lì, sulla parte destra dei vostri schermi, sulla metà campo della difesa della Ego schierata 6-0. Non vuole far passare giustamente l'avversario, che sbaglia con il numero 18, sbaglia un passaggio che però non viene, diciamo, colto. Il bianconero non ne approfittano perché Filippo Passini cade davanti la porta e il tiro finito fuori di Branch. Quando mancano quasi 10 minuti alla fine del primo tempo, è sempre Branch, Arsenik, Semikovic da sotto, il tiro però non passa, trova il palo. Un po' di sfortuna forse perché Vito Fovio era impreparato a questo tiro. Yusefinezad a terra, si scaldano un po' gli animi tra Yusefinezad e il numero 18, Semikovic. Per lui, infatti, 2 minuti. Due minuti di stop. L'arbitro dice 2 minuti di stop per Semikovic. Quindi Eppan in questo momento è in minoranza. Si gioca 6 contro 5. È il primo tiro di Filippo Passini, che però non va a segno. Sta dimostrando però una grande personalità questo giocatore classe 2000 ferrarese. Continuano entrambe le squadre a non riuscire a trovare il gol, cosa che invece riesce molto bene a Umberto Bronzo. Il terzo della partita per Umberto Bronzo, che trova molto facilmente il gol. Sembra quindi in condizioni fisiche molto buone. Intanto lì si è cambiato qualcosina in difesa, c'è Umberto Bronzo che sta marcando duramente il numero 22, ovvero Arsenik.
La rete però arriva dalla numero 11 Branch Thomas. 9-9, ventunesimo minuto del primo tempo tra Ego and Bolsena e Spare Repan. È tornato in campo intanto Demis Radovcic e anche Semikovic, i due minuti sono appunto terminati. Il time out. Fa prendere un po' di respiro ai giocatori che in questo momento hanno dimostrato di avere da entrambe le parti una gran voglia di dimostrare, di andare a segno. Due squadre che non se la mandano a dire, molto contatto fisico, un gioco molto maschio, molto, molto fisico appunto, molti falli, pochi gol, se così possiamo dire. Ci sono stati dei tiri da entrambe le parti che non sono andati ad assegno, due difese molto, molto strutturate, molto bene la Ego and Bolsena sembra aver risolto quelli che o almeno per ora sembra così, quelli che erano i problemi in difesa delle ultime partite della fine del girone di andata, dove si lasciava forse troppo spazio agli avversari, cosa che in questo momento non si sta vedendo. E la stessa cosa bisogna dirlo anche da parte degli avversari. Riprende il gioco, 22 minuti sul tabellone, 9-9, il tiro di Nelson che va a confermare quanto detto poco fa, ovvero non si riesce a trovare il gol, questo anche per merito della bravura del portiere avversario, ovvero Raffl. E il gol di Amin Yusefin Ezad con il numero 14. Dieci a nove. L'iraniano sblocca un momento, diciamo, di stallo da parte di entrambe le squadre. Lo scarico di Arsenic per Branch che ricambia il favore, cerca di piazzarla per il numero 8, ovvero Slijepevic. Non passa Arsenic Nicola, non passa il tiro, ma passa ed entra il tiro del numero 18 Semikovic. Martin Amato per Umberto Bronzo che però non coglie il passaggio, la palla va fuori, quindi si riparte da Eppan, da Branch per l'esattezza, e poi ancora Arsenic, Lang e Semikovic sulla destra. Oberrauk
per Semikovic e poi per il numero 8 Slijepovic, che però finisce a terra. Marcato duramente da Nico Casa. Ancora un altro timeout, questa volta chiamato da Lisica. Quando mancano 5 minuti alla fine del primo tempo. Riparte il gioco, riparte sulla metà campo di attacco della Eppan, di Eppan, scusate, che con il numero 11 Branch Thomas prova a tirare ma non ci riesce. È tornato intanto fra i pali Leban, dall'altra parte Demis Radovcic però segna con un pallonetto e porta la Ego in vantaggio. 11-10. Per Siena, per i ragazzi di Boris Lisica. Il gol all'angolino destro di Arsenik. Il centrale alto altesino va a segno e ritrova il pareggio. Fallo di Demis Radovcic fa ripartire il gioco per gli ospiti. Branch Arsenik. Ed è proprio Branch a portare a segno e questa volta, per la prima volta durante la, insomma, questa partita, Eppan va in vantaggio 11-12. Quindi attenzione Ego, attenzione, perché Eppan va in vantaggio, mancano 3 minuti alla fine del primo tempo e per la prima volta gli equilibri forse sembrano spostarsi leggermente. Youssefine Zad intanto prova ad entrare ma viene bloccato dal numero 18, sono ancora loro due che poco tempo fa le abbiamo viste un po' scaldarsi. Sono sempre Youssefine Zad e Semikovic. Quest'ultimo esce ancora una volta per 2 minuti di sospensione. Ancora una volta si gioca con differenza, disparità numerica. Ed è proprio Amin che irrompe bruscamente nell'area avversaria. La difesa non regge. È stata questa l'impressione che abbia proprio creato un varco nel muro difensivo e riporta in pareggio la Ego Siena 12-12 al 28esimo minuto di questo primo tempo di una partita che forse possiamo dirlo si fa più interessante di quello che si potesse prevedere fin dall'inizio.
Intanto Leban ha parato un tiro di Oberrauch con il piede sinistro. Il giovane portiere è tornato fra i pali. Sembrava ci fosse lo stesso schema di poco fa, ovvero che il tiro spettasse a Youssef Inezad, ma invece all'ultimo lo scarico verso Radovcic. I due infatti si stanno parlando e si stanno congratulando a vicenda per la complicità, perché non se l'aspettava la difesa di Eppan. Infatti lo scarico imprevisto verso Radovcic e il tiro poi dell'ala bianconera andata a segno riporta l'Ego in vantaggio 13-12. Nel frattempo vediamo l'entusiasmo di Alessandro Leban. Non si fa in tempo perché il contropiede di Umberto Bronzo punisce gli avversari. Subito dopo la parata di Leban, il contropiede di Bronzo punisce appunto gli avversari, stavo dicendo, e la Ego va in vantaggio sul più 29esimo, quasi allo scadere del primo tempo, più 2, 14-12. Youssef Inezad non fa passare Semikovic. Il gol sul fischio finale di Lang porta al 14-13 e finisce così il primo tempo di una partita piuttosto interessante, vissuta e combattuta, equilibrata. E quindi anche noi andiamo un po', facciamo un po' di pausa, giusto 10 minuti per riprendere fiato. I ragazzi ritrovano le forze. Chissà cosa dirà Boris Lisica negli spogliatoi ai suoi ragazzi, probabilmente dirà di fare meglio in attacco, visto che in difesa non si può dire assolutamente nulla. Noi ci risentiamo fra una decina di minuti con l'inizio del secondo tempo. Ed eccoci nuovamente qui in diretta dal palestra, per chi si fosse sintonizzato soltanto ora. Chi vi parla è Teresa Scarcella. Abbiamo visto un primo tempo molto combattuto, molto fisico, tanti falli, tanti cartellini gialli, tanti giocatori finiti a terra, tanti anche tiri sbagliati o comunque parati, due difese molto, molto ben strutturate. Primo tempo che ha visto entrambe le squadre lottare ad armi pari, che però ha visto insomma la Ego chiudere questo primo tempo 14-13, quindi con un vantaggio di un solo tiro. Nulla è scontato, per quanto la partita sembrasse non proprio difficile sulla carta, considerando il fatto che comunque Eppan in questo momento è a soli 8 punti contro i 22 dei bianconeri. Quello che abbiamo visto fino adesso è la dimostrazione che la classifica non sempre rispecchia quelle che poi saranno le prestazioni in campo, perché gli altoaltesini stanno dimostrando un gran bel gioco, una gran bella difesa. I bianconeri però devono vincere, vogliono vincere per evitare che Conversano prenda troppo le distanze. Conversano che in questo momento è primo posto con 24 punti. Il gioco riparte alla grande con un gol di Youssef Inezad, che dalla foga finisce a terra.
insieme al numero 13. Weidenhofer Alex, che nel frattempo è entrato nel, ha iniziato questo secondo tempo in campo, ma è subito uscito, quindi per lui veramente neanche un minuto di gioco. Si riparte sempre da Arsenic, Branch, Semikovic, che però perde la palla, il passaggio lungo e preso tra Radovcic e Yusefine Zad, spinto a terra da Lang, fa un po' discutere i giocatori. Cartellino rosso, l'arbitro tira fuori il cartellino rosso, quindi una squalifica per Eppan, squalificato il numero 11 Branch Thomas, è stato lui ad aver buttato a terra Yusefine Zad, quindi la sua partita finisce qui. Peccato per la squadra altoatesina, perde insomma un giocatore importante. Tiro da 7 metri per Demis Radovcic, che va a segno. Due le reti che aprono questo secondo tempo, che forse, non si sa, probabilmente vedrà un po' cambiare gli equilibri con l'uscita di scena di Branch Thomas. Il terzino aveva fatto molto bene fino a questo momento, poi lo scontro con Yusefine Zad gli è costato un cartellino rosso. Ancora una volta Umberto Bronzo segna in contropiede. 17-13, in questo momento Lego ha fatto un ritorno in campo diciamo più positivo che mai, con 4 reti di vantaggio. A quanto pare Boris Lisica gli avrà detto qualche parolina magica nello spogliatoio, ha sicuramente chiesto e preteso di più in attacco, cosa che fino a questo momento diciamo non possiamo dire che non stiano facendo i bianconeri. Nel frattempo qualche contatto di troppo in difesa tra Nico Casa e Arsenic, che finisce a terra. Ricordiamo che Branch ha ricevuto un cartellino rosso, quindi in questo momento si gioca con una disparità numerica, ed è proprio Arsenic prima finito a terra che invece adesso trova la porta di Leban. 17-14, 3 minuti del secondo tempo. Yusefine Zad, il passaggio per Edoardo Borgianni, che era già lì in area, piazzato molto bene. Dicevo, la voce ha probabilmente coperto le mie parole. Dicevo, il passaggio di Yusefine Zad verso il nostro pivot Edoardo Borgianni, che era piazzato molto bene in aria, e gli è bastato girarsi sulla sinistra e segnare, e porta così la Ego Handball Siena 18-14. Nel frattempo sono le 7 di sera,
Quindi stanno iniziando anche altre partite di questa seconda giornata di ritorno. Alle 18 insieme a Dego Siena e Eppan era iniziata anche Fondi Colonni, ora sta per iniziare, manca poco per altre tre partite, di cui due particolarmente interessanti, ovvero Bolzano e Cassano Magnago, Conversano contro Sassari e poi c'è Fasano che gioca contro Trieste. Ci sono dei problemi, non si vede e non si sente, mi dicono. Possibile. Neanche la trovo. Guarda, non si vede. Intanto attacchi? Scusate l'assenza, ma stavo cercando di capire quali fossero i problemi, perché dicono che su YouTube lo streaming non si veda, mentre su Facebook va bene. Nel frattempo abbiamo visto appunto il gol di Youssef Inezad che porta l'Ego Handball Siena 19-16. 5 minuti, quasi 6 di questo secondo tempo, che vede una superiorità oltre che numerica data dall'espulsione di Branch, anche superiorità di gioco e fisica. Ego Handball Siena in questo momento è a più 3 contro Eppan. Nel frattempo è entrato in campo con numero 17 Pircher Moritz. Il centrale ha la palla in questo momento, sta cercando di
entrare in area ma non ci riesce. Fermato dalla coppia bronzo Nelson. E c'è la rete dell'ala altoatesina Oberrauch. Nel frattempo Branch, che è sugli spalti, cerca di dare un po' di consigli ai suoi compagni di squadra. Sicuramente non gli piacerà essere diventato osservatore di una partita in cui era sicuramente tra i protagonisti. La palla Youssef Inezad. Un passaggio quasi buffo quello di Amato per Youssef Inezad, stava perdendo l'equilibrio al numero 8 bianconero, ma è riuscito nell'intento, e stessa cosa per Youssef Inezad, che è andato a segno portando l'ego a 20 a 17. Ora invece un altro gol sempre di Oberrauch, che cerca di accorciare le distanze o comunque cerca di frenare la corsa bianconera. Nel frattempo un cambio tra i pali della Ego, entra Vito Fovio, esce Alessandro Leban. Demis si scusa con Rafl, che è costretto a uscire, al suo posto Bortolot Samuele con il numero 1. Nel frattempo è iniziata anche la partita con Versano-Sassari, che è iniziata proprio da pochissimo, da 3 minuti, e vede però i sardi in vantaggio di due reti, sono 0-2 a Conversano. Il salto di Jacob Nelson non li vale, però la rete trova il palo. 21-18 qui dal palaestra, 10 minuti di questo secondo tempo. Youssef Inezad prova il tiro basso, ma non riesce a passare. Intanto in porta gioca Bortolot e non più Rafl. Approfitto di questo momento di pausa per chiedervi scusa per chi si fosse sintonizzato con noi su YouTube, ma non va la diretta streaming su YouTube, invece su Facebook sembra non ci siano problemi. Il tiro fermato di Semikovic. Continua l'assinenza da gol per la Eppan, che prova in tutti i modi con Pircer, e ancora Semikovic che sfama la sua squadra trovando il gol del 21-19.
Lego con un giocatore in più, Vito Fovio ha fatto spazio a Dalmedico. Ed è Martin Amato invece che trova il gol del 22 a 19. Il centrale bianconero sta facendo una partita di tutto rispetto. Ricordiamo Riccobelli è infortunato dalla partita contro Bressanone, dalla trasferta contro Bressanone, dove non ha potuto giocare neanche il secondo tempo. Entra Nico Casa, esce Jacob Nelson, nel frattempo è entrato anche cambio fra pivot, è entrato Borgianni, cambio fra Edoardi, è entrato appunto Borgianni, esce dal medico. Youssef Inezad cerca di prepotenza col suo fisico prorompente di crearsi varchi in difesa, ci è riuscito un paio di volte durante il primo tempo. Non è stato questo il caso. Si riparte lentamente da Semikovic e da Pircher, però Moritz con il numero 17, il centrale per Arsenic. Semikovic. E la traversa del pivot alto altesino Zlijepevic. Il fallo gli fa guadagnare un tiro da 7 metri tirato da Arsenic. Arsenic contro Vito Fovio. La finta e la rete del 22 a 20. Intanto da Conversano, una partita che andrebbe seguita in contemporanea, visto la classifica, il Conversano non solo ha raggiunto Sassari, ma l'ha superata 3-2 all'ottavo minuto. Qui invece al Palestra il gol di Demis Radovcic. Tre reti di distanza non sono assolutamente nulla. Non ci si può rilassare, non si deve abbassare la guardia. Perché per quanto siano in minoranza, gli altoatesini stanno dimostrando di saper fare un gioco veloce, tattico e sicuramente fisico. Infatti vediamo qui il gol di Semikovic, che non ha avuto assolutamente difficoltà nel cercare il tiro e nel trovare la porta. E ancora Youssef Inezad, Casa, Youssef Inezad, Amato. Casa per Demis Radovcic, c'è ancora la rete del numero 13. Che possiamo dirlo, sbaglia veramente raramente Demis Radovcic.
Uno dei giocatori di grande esperienza della Ego Handball Siena, una delle certezze di Boris Lisica. Demis Radovcic ha dimostrato in più occasioni di saper non solo gestire il gioco, ma di fare la differenza, e l'ha fatta in varie occasioni. Sempre più 3 alla palestra, 24 a 21 al 17° minuto. Eppan in questo preciso istante ha cercato il tiro con Slijepovic, scusate, che lamenta di essere stato trattenuto. E infatti il tiro dai 7 metri lo batte sempre Arsenik. Questa volta contro di lui però c'è Leban, che non ha bisogno di muoversi più di tanto perché Arsenik non trova la porta, la palla va oltre la traversa. E ancora Martin Amato. Ancora Martin Amato porta a casa un gol, 25 a 21, quindi più 4. Oltre al più 3, Siena non riesce ad andare perché Eppan recupera quasi sempre. Vediamo che se farà lo stesso anche questa volta. Invece no, il braccio destro di Leban impedisce il recupero tentato da Asemikovic, quindi rimane il più 4, una possibilità per Siena per allungare le distanze. Ci prova Youssef Inesada con un tiro sicuramente potente, ma sbagliato, traiettoria sbagliata, cosa invece che non fa il numero 6 alto altesino Oberrauch. Il terzino va a segno ed è ancora più 3 Ego. Nel frattempo per gli altoatesini è entrato in campo da un paio di minuti il numero 13 Weidenhofer Alex, il terzino. Un giocatore molto, molto giovane, classe 1998. La sua giovane età la dimostra appieno, basta insomma guardarlo. È veramente piccolo, così come molti altri giocatori del Siena. In questo momento è Edoardo Borgianni.
Voi non potete sentirle, ma io sì, le urla di Boris Lisitsa dalla panchina. Che cerca di comunicare con i suoi giocatori in maniera non proprio tranquilla. Ed è Arsenik che trova la rete del 26-24, quindi accorcia le distanze Eppan e si porta almeno 2. Time out per gli avversari, per Rialto Atesini, per la squadra di Appiano. Dicevamo prima, parlavamo della giovane età di Weidenhofer, classe 1998. A proposito di giovani, la Egoet Molsiena è una squadra composta per la maggior parte da ragazzi giovani. L'ultimo, proprio l'ultimo arrivato, è solo classe 2000, ma c'era già Alessandro Florio, il più piccolino di casa, insieme ad Edoardo Dalmedico, classe 2002. E poi c'è la grande esperienza di Vito Fovio, Demis Radovcic, Guido Riccobelli, che oggi però non è in campo per un infortunio. Intanto sbirciamo quello che sta facendo la prima in classifica, ovvero Conversano, che al momento sta vincendo 7-5 a Sassari. Riprende il gioco in attacco la Ego Handball Siena con Nico Casa, Jacob Nelson, Martin Amato e ancora Casa. Lo scarico per Umberto Bronzo sulla destra e il tiro che finisce sotto le gambe di Bortolot. Umberto Bronzo sotto le gambe di Bortolot, un tiro meraviglioso, porta la Ego Handball Siena 27-24. minuti sul tabellone, manca veramente poco, 7 minuti, ma in 7 minuti tutto è possibile, tutto può succedere. Demis prova il tiro da dietro, bloccato dal numero 13, dal piccolo Weidenhofer. E intanto in contropiede positivo per il numero 17, giallo-blu, che accorcia le distanze, si riporta 27-25. Assegno appunto Moritz Pircher. Continuano gli scontri fra Josefine Zad e Semikovic. Nel primo tempo li abbiamo visti un po' incattiviti l'uno verso l'altro, muso a muso. E il gol di Josefine Zad mette fine allo scontro, 28-25.
Intanto è arrivato un cartellino giallo, mi pare, per Oberrauch, numero 6, maglia giallo-blu. Youssef Inezad chiede la palla, l'ha chiesta prima a Leban, ora la chiede anche ad Amato. Voleva impostare lui il gioco, voleva iniziare lui. L'arbitro fischia fallo nei confronti dell'iraniano bianconero. I giocatori di Eppan polemizzano. Non c'è fallo, dicono. Due minuti per Semikovic, che raggiunge in tribuna Branch e Lang. Osservano la partita da lì. Ancora un altro fallo su Youssef Inezad. Gli animi si riscaldano su di lui, maggiormente la difesa Alto Atesina si scaglia proprio su di lui. Questa volta è il numero 8, Zlijepevic. Boris lo fa sedere in panchina. Una partita iniziata molto fisicamente fin dall'inizio e continua ad essere tale. Tanti scontri fisici, soprattutto su Youssef Inezad, appunto, finito a terra ormai svariate volte. Difesa 4 per Eppan, perché ricordiamo 2 minuti sono stati dati a Semikovic. E le difficoltà. Le difficoltà date dalla disparità numerica si vedono, perché la difesa 4 non è riuscita a bloccare Edoardo Borgianni, che ha portato l'Ego and Bolsena 29-25 sul 26esimo minuto. Eppan in difficoltà verso la fine di questo secondo tempo. Il momento vissuto dai suoi ragazzi costringe l'allenatore a chiamare time out. Una partita fino a questo momento equilibrata. Sta però dimostrando forse più volontà, più fame la Ego Siena, che vuole portare, anzi far rimanere a casa a questo punto questi 2 punti per rimanere lì in classifica insieme a Brixen, che giocherà alle 20 contro Pressano, e per rimanere non troppo lontani da Conversano.
a 24 punti, che in questo momento sta vincendo a Sassari per 7-6, anche se la squadra sarda sembra stia cercando e trovando l'equilibrio di gioco, sta accorciando le distanze, erano 7-3 prima. E intanto qui alla palestra il gol, la rete di Arsenic, quando mancano meno di 4 minuti al fischio finale. Poteva farci ben poco Alessandro Leban. Dicevamo Demis Radovcic non sbaglia quasi mai e non ha sbagliato neanche adesso, portando a segno il tiro gentilmente offerto da Nico Casa. Niente da fare per Epan, che perde la palla ma la recupera subito dopo. C'è stato uno scontro tra Umberto Bronzo e Weidenhofer. Ego mantiene il più 3 a meno 2 minuti dalla fine. Nelson cerca di districarsi dalla morsa di Weidenhofer, ma la palla va a finire fuori. Tiro da 7 metri in mano a Demis Radovcic, che porta un punto alla sua squadra. 31-27, allunga le distanze Ego Siena. Distanze che la Epan non riesce a recuperare con Arsenic. Si riparte da Pircher. Il gioco è fermo. Continua a fischiare l'arbitro per qualche irregolarità. Si riparte da Pircher, da Siljepević. Da Arsenic, che viene bloccato da Borgianni e Nico Casa. Per poi essere... Continua lo scontro tra le due giovani Iale. Weidenhofer è terzino, ma in quel momento era proprio vicino a Bronzo. I due si erano scontrati già pochi minuti fa, probabilmente erano passati, nessuno l'aveva notati, ma insomma c'è stato un po' di spintoni, maglie tirate. Intanto la barcatura su Nico Casa fa un po' discutere il tiro, il passaggio per Demis Radovcic. Il gol di Demis Radovcic fa volare la Ego Siena più 5, finisce qui la partita. Ego Handball Siena, Spare Repan, finisce 32-27
ragazzi di Boris Lisica ritrovano la vittoria dopo un finale di girone di ritorno di andata, scusate, un po' complicato, una prima partita di ritorno terminata 29-28 a Bressanone, quindi l'Ego torna alla vittoria con Boris Lisica in panchina. Una partita intensa, fisica e molto bella da vedere, forse più di quello che ci aspettavamo da parte di entrambe le squadre. Eppan ha dimostrato un gran bel gioco e una gran bella forza fisica che però non gli è valsa la vittoria. Vittoria conquistata invece dai padroni di casa che in questo momento vediamo festeggiare al centro. Una grande soddisfazione e si conferma così al secondo posto. Vedremo se con o senza Bressanone, che alle 8 inizierà il suo match a Pressano. Per il momento Siena aggancia Conversano alla vetta della classifica con 24 punti. Conversano però sta al momento giocando la sua partita contro Sassari e 8-7. Ricordiamo che la prossima della Ego Handball Siena sarà fuori casa, la terza giornata sarà contro Pressano, una partita interessante da più punti di vista, non solo dal punto di vista del gioco. L'Ego dovrà confermare quanto ha fatto questa sera qui al Palaestra, ma sarà interessante anche perché, come ben sapete, Pressano è ora la nuova squadra di Alessandro Fusina, ovvero l'ex allenatore bianconero. E con questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo nuovamente scusa per i problemi che abbiamo avuto in streaming su YouTube e vi do appuntamento non alla prossima partita perché io non ci sarò, ma alla prossima ancora. E se volete seguite Egomania su Siena TV, l'appuntamento con la pallamano mercoledì sera, parleremo di questa partita, parleremo della prossima e avremo in studio ospiti della Ego Handball Siena. Grazie e buona serata.